Simona Licani, 40 anni, originaria di Sant'Omero in provincia di Teramo, è deceduta improvvisamente nei giorni scorsi, lasciando una comunità in lutto. Madre di una bambina e operatrice sociosanitaria, la sua scomparsa ha colpito profondamente l'Abruzzo. Tuttavia, il suo ultimo gesto di generosità darà speranza a quattro persone grazie alla donazione dei suoi organi. Il multiespianto è stato effettuato presso l'ospedale Val Vibrata. Il cuore è stato inviato a Palermo, il fegato nel Lazio, mentre i reni e le corna sono stati destinati all'Aquila. Simona viveva a Sant'Egidio, alla Vibrata, e le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente dopo un sospetto di embolia polmonare. Ricoverata inizialmente all'ospedale di Sant'Omero, stava per essere dimessa quando è stata colpita da un nuovo malore che ha portato al ricovero in rianimazione, dove purtroppo non si è mai più ripresa. I funerali si terranno giovedì 27 giugno alle 10:30 presso la chiesa San Francesco di Garuffo di Sant'Omero. Da un anno Simona seguiva il corso di lauree in scienze infermieristiche. Il rettore dell'Università dell'Aquila, Edoardo Alesse, ha espresso il cordoglio dell'Ateneo per la perdita della studentessa iscritta al primo anno presso la sede distaccata di Teramo.